Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al primo onboard di questo canale. Questo sarebbe dovuto essere il primo video di contenuto del canale, ma purtroppo non è stato così. Sarebbe dovuto essere il video delle prime volte e adesso capirete il perché. Allora, oggi andremo a vedere il mio primo onboard in assoluto, un onboard girato a febbraio di quest'anno, quindi quasi ormai un anno fa, alla pista Hollywood Kart di Catania. Che cos'è la pista Hollywood Kart? Hollywood Kart è un marchio, un brand, una catena di piste chiuso. Ora, io sono andato alla pista di Catania, che si trova presso il centro commerciale Etnapolis, uno dei centri commerciali più grandi e famosi a Catania. Ho fatto due turni, di cui un turno con altri due ragazzi che non conoscevo e che mi hanno sverniciato, ve lo dico prima, e poi un turno in solitaria. Perché sarebbe dovuto essere il video delle prime volte? Perché oltre ad essere il primo video di contenuto sul canale, ma così non è stato per cambiamenti in corsa, è stato anche il mio primo onboard, come ho detto prima, ma anche la mia prima volta in una pista al chiuso, quindi una pista indoor, e la mia prima volta su dei kart elettrici, perché sì, all'interno di questa pista ci sono dei kart elettrici. Dedicherò un altro video a parte per parlare un po' di che cos'è, di come guidare un kart elettrico, come guidare un kart termico, come correre su una pista al chiuso e come invece correre su una pista all'aperto. Spoiler, preferisco per la mia esperienza quelle all'aperto, per la mia brevissima esperienza, ma non è oggi quel giorno. Come sempre fatemi sapere qua sotto con i commenti cosa posso migliorare, dove posso migliorare, dove posso limare un po' i tempi, perché ho un grande margine e lo vedremo anche dai tempi generali. E come al solito, se avete proposte, idee di piste, cose che dovrei provare, fatemelo sapere sempre qui sotto. Ultima nota, appunto, togliamoci di mezzo il nodo dei tempi. Non c'è il best lap, o meglio, nella clip che ho fatto c'è una clip separata chiamata best lap. Best lap è di 37,5, mio personale. Tempo medio di pista 35 secondi, tempo da battere 30 secondi, quindi sono circa 7 secondi e mezzo più lento del più veloce e un secondo e mezzo più lento del tempo medio in pista. Non posso farvi vedere però qual è il best lap, perché ci ho provato, la clip del best lap non mi dice a che giro l'ho fatto, quindi non vi saprei dire. Ho provato a identificare la parte in questo onboard di 18 minuti, ma voi ne verrete probabilmente meno. Non ci sono riuscito, quindi amen, manderò il best lap come video a parte sui canali Instagram e Facebook, vi ricordo di seguirmi anche lì. Prima di andare all'onboard, cose che interessano magari a chi si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo: prezzi. Di norma il giro da 10 minuti con la headcam che avevo io sarebbe di 19, il prezzo sarebbe di 19 euro, tuttavia siccome non era certo che le headcam funzionassero, perché quel giorno c'era un particolare problema, mi hanno fatto fare due giri a 30 euro, quindi pagando 15 euro ogni 10 minuti, come se non avessi la headcam. Prezzo un po' caruccio, sì, ma non parliamo di una pista all'aperto, quindi parliamo di costi diversi. I kart sono dei kart elettrici, quindi dei costi abbastanza diversi, e dunque giustificato. Io mi sono divertito abbastanza. Anche di questo fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto, ma adesso basta, troppe chiacchiere, senza indugio andiamo al onboard. Quindi ingresso in pista, lento, perché i primi minuti si va lenti per consentire a tutti di posizionarsi in pista e di distanziarsi un po'. In questo caso io ero il primo a partire, il primo dei tre. C'è questo tratto in salita che francamente mi ha all'inizio un po' preoccupato, e adesso si inizia a spingere. Si vede che palesemente non ho mai guidato un kart elettrico.
Particolarità di questa pista che ho subito notato è l'aderenza, cioè proprio le gomme credo siano, se non le stesse, comunque molto simili a quelle dei kart termici. Parliamo di kart Sodi, quindi Sodi RTX ovviamente elettrici, ma la casa è la stessa, ecco che già lui mi ha passato bellamente, la casa è la stessa che fa kart termici, su quali io ho imparato a correre, ma sono due, ecco, parliamone sin da subito, sono due tipologie di kart completamente diverse, cioè è proprio diversa la dinamica di guida. Avete visto, primo giro tendenzialmente di riscaldamento, sto prendendo le misure con la pista, quindi vedete come combatto un po' con lo sterzo, perché questa pista indoor, cosa che ho notato, è ovviamente, essendo una pista indoor, molto più stretta di una pista all'aperto. Mi è venuto in aiuto in tal senso tutta l'esperienza maturata al KCM di Messina, perché anche lì la pista, nonostante sia all'aperto, è molto tecnica, molto stretta. Vedrete fare questi gesti con la mano spesse volte quando sbaglio, qui l'ho fatto passare bellamente. Mi rendevo conto degli errori ovviamente, ma proprio palesemente non... Cioè, è proprio una sensazione di guida diversa. Io sono salito sul kart con l'idea: posso adottare lo stesso metodo di guida che ho adottato da sempre con i kart termici, invece no, non lo potevo fare. Lui l'ho proprio già perso dopo un paio di curve. Allora, adesso inizio a rendermi un attimino conto di quella che è la situazione. Vedete che nella vista ci sono dei punti un po' più abrasi, un po' più consumati. Non hanno un grande impatto sulla pista, qui spinto troppo, non hanno un grande impatto, quindi tanto quanto. Ecco, questa è forse la parte dove all'inizio mi trovo più in difficoltà, perché dal video non sembra, ma davvero la pista è alquanto stretta, superare è davvero molto difficile, se non in questo punto. Che è più fattibile anche se c'è quella salita che porta al piano superiore, però credetemi, davvero la pista è stretta tranne in questi slarghi, però anche qui se avessi preso lo slargo in maniera troppo larga fossi stato in bagarre, cosa che evidentemente non è stata, si rischia di perdere molto tempo. Qui ho iniziato a prendere le misure, nel senso che mi stavo dannando l'anima dentro il kart, perché mi rendevo conto che ero piantato, che non riuscivo a spingere, non mi spiegavo il perché. Allora ho detto: facciamo una cosa, inizio a prendere le curve cercando di fare più strada possibile in modo da uscire più veloce possibile, in particolare nelle curve che aprono tanto. Ecco, vedete qui per esempio l'ho presa troppo larga, perché anche qui, qua giusta più o meno, non è stata proprio un'ottima idea, perché poi finisce sulle barriere, perché comunque lo spazio è quello. Questa curva mi ha dato filo da torcere fino alla fine, ma poi ce l'ho fatta a prenderla bene fortunatamente. Questo tratto in salita è curioso, perché sembra quasi che il kart non voglia andare, in realtà spinge, che è una bellezza. Ecco, guidare in una pista indoor è completamente diverso rispetto a guidare in una pista esterna, anche e soprattutto a livello di attrito, cioè ho proprio riscontrato una risposta diversa alla frenata. Ecco, lui mi ha doppiato, vedete? Lui mi ha passato all'inizio, lo lascio bellamente passare perché non avrebbe avuto senso fargli la guerra, prova a stargli dietro, ma vedete, proprio lui esce più veloce perché ha un ingresso in curva. Cioè, si vede che corre nelle piste indoor da un po', quantomeno, non so se è nei kart elettrici, perché poi non l'ho visto più questo ragazzo, però si vede, vedo, qua l'ho già perso, io mi interrogavo sul perché. Stavo dicendo, è proprio diverso l'attrito, la risposta del kart è diversa, e io all'inizio non mi spiegavo se questo fosse dipendente dal kart elettrico oppure se fosse dipendente dall'asfalto. In realtà è più dipendente dall'asfalto, perché l'asfalto delle piste indoor è un asfalto di resina, vero, resina, insomma, comunque delle resine,
che proprio ha una risposta diversa alla frenata dell'accelerazione. Sembra quasi di stare su un pavimento in vetro e correre. È proprio diverso. Diversa è la sensazione, diverso deve essere anche lo stile di guida. Poi io non avevo nemmeno mai corso in kart elettrico e quindi diciamo che il disastro è stato fatto. Vedete qui, vedete, vedete, vedete perché mi rendo conto e non comprende più quale sia il punto di frenata. In ogni giro, vedete, provo a spingere sempre di più, ma vado fuori. Cambio, cambio di continuo perché lì sul kart io mi rendo conto che c'è qualcosa che non va. Me ne rendo conto. Questa benedetta S non ce la faccio. Cioè, però premo la più forte e vado fuori. Mi giro e vado fuori. Cioè, ma è una roba incredibile. Vi posso assicurare che in quel momento sul kart mi stavo dannando l'anima. Non comprendevo. Non comprendevo. Davvero. Non l'ho comprendevo. Questa vedete già, qui invece l'ho presa meglio. L'ho presa meglio, me ne sono reso conto. Ma è pezzo pezzo, diciamo, pezzo, anche qui esco abbastanza bene rispetto alle volte precedenti. Vedete come faccio col freno? Io quella cosa non so se è corretta, perché proprio col freno io vado a fare questo movimento qui, un po' a mo' di ABS. Perché lo facevo? Perché dovevo riuscire a trovare il compromesso ideale tra frenata e accelerazione. Poi è anche un po' il suono del kart che ti fotte, perché il suono del kart ti frega, qui è finito il turno, il kart si è rallentato, perché anche il suono del motore del kart è una cosa a cui ti devi abituare nel kart elettrico. Peraltro team gentilissimo, staff della pista veramente ottimo, veramente bravissimi. Mi sono abbassato la visiera e si riparte di nuovo giù. Stavolta però sono da solo in pista, quindi non avrò dei benchmark, non avrò dei ragazzi, persone, altri piloti con cui potermi confrontare, e la cosa sarà da un lato migliore perché qui davvero voglio dare tutto. Ho capito che è l'ultimo turno e quindi o do tutto. Vedete, qui già esco molto più forte dalle curve rispetto a prima, infatti il tempo migliora appunto in questo secondo turno. Anche lo sterzo, vedete come, ecco, anche l'impugnatura dello sterzo l'ho dovuta fare in maniera differente ed è uno sterzo più duro. Ora, io non credo che questa cosa sia legata tanto al kart elettrico, ma sia legata più che altro alla pista, perché essendoci un attrito diverso tra le gomme e questa resina, è difficile da spiegare come sensazione. Qui l'ho presa ottima, è in accelerazione come volevo prenderla. Ma è come se... Allora, è più pesante da sterzare e una volta che sterzi tende a mantenerti a man lo sterzo tende a mantenere l'angolo che dai, cioè è proprio difficile da cambiare proprio l'angolo di sterzo e questo comporta molta più fatica sulle mani, tant'è che ricordo bene che usci con le mani rosse, anche qui ingresso non proprio ottimale, ma sicuramente migliore rispetto ai primi, direi, no? Ma la vera domanda è, io mi stavo divertendo nel frattempo, sì. Cioè, allora, mi stavo dannando l'anima perché vedevo che c'era qualcosa che non andava, non capivo come guidare bene, però mi stavo divertendo tantissimo, ragazzi. Cioè, veramente, veramente, veramente divertentissimo. Immagino qui delle gare, cioè qui le gare veramente finiscono a lanci di paraurti, cioè proprio stacchi il pezzo davanti e lo lanci, perché superare è difficile, pista, ripeto, stretta, i sorpassi sono veramente complessi, e poi con una pista indoor del genere, divertente, secondo me deve essere veramente divertente una gara qui. Non mi ci giocherei il campionato, perché credo di avere proprio, pure quando sono sceso dal kart, mi sono reso conto di aver bisogno di tanta pratica. Come sempre vi rinnovo l'invito a darmi dei consigli perché davvero qui sono completamente bianco. Sono stato in pista indoor con kart elettrici solamente questa volta, quindi questa volta state vedendo, è stata finora la prima e l'unica, ma non credo rimarrà l'unica. Vi ribadisco che questo è il punto più interessante, forse, dell'intera pista, perché mi sono reso conto che questo punto, se ben sfruttato, cambia tutto il giro.
qui la prendo all'interno, provo ad accelerare. Mi dispiace che non si vedono bene i piedi, perché secondo me il mio errore sta nel dosare freno e acceleratore, e credo anche che compia lo stesso errore in misura diversa nelle piste esterne con carta termici. Oh, questo, vedete come faccio col freno? Perché non riuscivo a trovare l'equilibrio ideale tra acceleratore e freno. Non riuscivo ad avere quella velocità che volevo. O ero troppo veloce o ero troppo lento. Qui, proprio qui, sto dando l'anima. Credetemi, qui sto davvero dando l'anima. Ingresso buono, rimango a centropista come volevo. Non perfetta questa, non ho preso il punto di corda. Qui penso di essere andato bene. Questa è disgraziata, però credo qui di averla presa abbastanza bene. Interno, 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 qui. Cordolino teorico. Qui esco secondo me lento. Qui esco lento, ecco, non riesco a capire in quel punto perché esca lento. Davvero non lo capisco. Ah, ovviamente è pista molto futuristica, cioè. Allora, l'effetto wow di questa pista è wow. Effettivamente fa un bel effetto wow, tutto LED, LED in giro, è una bella vista. Effetto wow è. Voglio provare altre piste in giro con carte elettriche, con carte elettrici. Perché secondo me, e anticipo un po' il video che farò più avanti, il kart elettrico ha tante potenzialità. Molte potenzialità. Perderò metà degli iscritti attuali al canale, metà degli iscritti futuri, lo so, per quello che sto per dire, ma lo penso. Il futuro sarà elettrico, cioè leviamoci dalla testa che il termico sarà eterno, non lo sarà. Anche nel mondo delle corse a tutti i livelli arriverà l'elettrico, non accadrà in tempi brevi, non accadrà domani, sicuramente però credo che accadrà prima che io muoia, quindi nell'arco di, spero, circa 80 anni, e quindi però poi quello è il futuro, quello è il futuro, ma discorsi che affronteremo un'altra volta. Questo video si è trasformato più in un vlog di riflessione che altro. Allora, godiamoci appieno questo giro. Ingresso pesante, interno, cordolino virtuale, altro cordolino virtuale, rimango sul cordolo virtuale, prova all'interno, non mi riesce, rimango su questo cordolo. Ingresso buono. Questa credo di averla finalmente compresa e capito come prenderla. Tutto giù come un animale qui. Discesina che ti fotte perché acquisti velocità e rischi di perderlo come qui, bel traverso. Carte elettrici sono buone per fare traversi. SS, interno qui che mi piace stavolta come esco perché sono uscito con quel pizzico di velocità in più. Ecco qui che arrivo sul traguardo, quel pezzo, l'ultimo pezzo prima del traguardo, ho visto altri prenderlo a velocità folle. Folle ragazzi, folle, non ci sono riuscito. E qui finale, 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 vedete che il kart si ferma. Ne approfitto un po' per farvi vedere la pista, vedete la parte superiore. Cioè, se pensiamo che hanno costruito tutto questo all'interno di un capannone, riuscendo comunque a ricavare una vista abbastanza divertente. E saliamo e scendiamo senza rendercene conto. Ingresso box, ovviamente, stile futuristico, tutto pitturato per terra. E adesso vedrete l'operatore che arriverà a spegnermi la cam. Vedete? Queste sono tutte le corsie. E ovviamente, quando il kart sta fermo in box, va in carica con quella speciale presa. Bene, ragazzi. Questa era la mia prima volta nei kart elettrici, la mia prima volta in una pista al chiuso, il mio primo onboard di sempre. È tutto per oggi. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un commento qui sotto, cosa ne pensate dei kart elettrici, cosa ne pensate delle piste indoor, outdoor, cosa preferite e soprattutto, soprattutto, dove posso migliorare la mia guida. Mi raccomando, questo per me molto importante per continuare a migliorarmi costantemente. Vi leggo tutti, come sempre è gradito un mi piace, una condivisione al video per supportare questa mia avventura ed aiutarmi, e credetemi, anche un mi piace aiuta davvero tanto. E ovviamente iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E vi preannuncio che se non ci saranno cambiamenti, il prossimo video sarà un altro onboard, ma stavolta, diciamo, un video più esperienziale dove vedrete
gli albori, la nascita, proprio quando ho deciso di aprire questo canale. Com'è possibile che la decisione di aprire il canale sia all'interno di un video onboard? Lo vedrete, per non perdervi appunto il video, iscrivetevi al canale, seguitemi, soprattutto su Instagram dove ci sono anche le cosine interessanti e ne arriveranno. Ne arriveranno. E niente, grazie ancora per aver guardato. Io sono Black Arrow. Niente, ci vediamo al prossimo video. Potremmo andare, signora.